nasce dal desiderio di far vivere attraverso le immagini e la musica le stesse emozioni che ho provato nello scrivere il romanzo biografico su Lucio Dalla. Un'impresa delicata che ho tentato di sviluppare in maniera semplice, con una voce narrante raccontando i luoghi di Sorrento da lui amati. Piazza Tasso, Marina Piccola, Marina Grande, il Grand Hotel Excelsior Vittorio con la suite Caruso, dove iniziò la composizione del suo capolavoro, e infine l'Hilton Palace, allora Sorrento Palace, dove completò e rifinì il capolavoro ospite del suo grande amico Giovanni Russo. La novità del mio romanzo e quindi del docufilm che stasera presentiamo a Vicche Guenze nell'ambito di un festival sociale molto giovane ma già molto affermato, la novità è costituita non solo da episodi inediti che mi hanno narrato più di 60 amici di Lucio, ma innanzitutto dalla rivalutazione del ruolo di Sorrento nella vita di Dalla. L'amicizia tra Dalla e Sorrento è durata circa 50 anni. Senza Sorrento, senza le amicizie sorrentine, non ci sarebbe stata Caruso. Mentre Caruso è stata sempre confinata finora come un episodio accidentale dovuto ad un'ispirazione improvvisa. Non è così. Lucio voleva dedicare da anni una canzone a Sorrento. Aveva già cognizione della storia drammatica del grande tenore Caruso. Una storia di amore e di morte, di Eros e di Thanatos. E aveva desiderio di trasferire in quella storia la sua ispirazione con lo stesso motivo, l'amore, la morte, la bellezza della natura. Quindi questo romanzo analizza la poetica di Lucio e a monte del capolavoro pone i fondamenti della sua poetica. L'amore per la natura, per la salvaguardia della natura, la bellezza della natura, la luna, le stelle, il mare. D'altro canto, la grande svolta nella sua creatività artistica avviene nel 1976, quando abbandona tutti i grandi poeti e parolieri e da solo compone una canzone scritta e musicata da lui, Come profondo il mare. Il mare che entrò nella sua vita prima da piccola a Manfredonia e poi a Sorrento, sulla barca degli amici, degli Annuzzi, degli amici che lo avevano chiamato insieme al complesso dei Flippers a suonare in quella tarda estate del 1964. Direi che tutta la trilogia sorrentina, dal punto di vista soggettivo, è un atto mio d'amore verso la mia terra. Quindi dopo Sorrento The Romance, il romanzo storico che ricostruisce da una tragedia la storia antica e recente e attuale della città, a questo romanzo biografico su Lucio Dalla che ne illustra il grande amore e attraverso i suoi occhi e la sua musica la fama di Sorrento nel mondo. E infine l'anno prossimo completerò la trilogia con Dance the Love, il romanzo dedicato a Vicche Guenze attraverso gli occhi di una grande protagonista dell'arte della danza che stasera sarà l'ospite d'onore qui, Violetta Elvin, una donna affascinante che a 93 anni non ha perduto il suo fascino. Attraverso gli occhi di donna Violetta io ricostruirò la bellezza di questa terra, perché a differenza di Sorrento e di Massa Lubrense, Vicche Guenze è più completa, perché ha la montagna, la collina, il piano, il mare. E non tutte le nostre cittadine hanno questa complessità. E sapete chi me l'ha fatta scoprire questa complessità? Donna Violetta Elvin.
nel nostro primo incontro mi disse: io prima di innamorarmi di mio marito, io mi sono innamorato di questa terra e qui ho deciso di vivere e qui vive da più di 50 anni. Una sensibilità straordinaria, come aveva ben colto la convivialità dei nostri luoghi, l'educazione con la quale le persone sono solite accogliere e la straordinarietà dei posti. Dalla ha detto delle cose straordinarie, avrebbe voluto fare quello che abbiamo fatto quest'anno quando abbiamo demolito l'ecomostro di Alimuri, avrebbe voluto farlo lui, saltare lui e scriverci una canzone. La canzone non l'ha scritta, però gli possiamo dedicare questo momento assolutamente straordinario in cui la civilissima gente della penisola sorrentina ha saputo difendere il suo territorio e ha saputo lanciare un messaggio un messaggio planetario, perché anche gli americani lo hanno molto apprezzato. Oggi essere qui con Dalla, con il professore Lauro, ministro, cioè sottosegretario e già importante esponente di governo, autorevolissimo cittadino della nostra penisola, è un momento che mi riempie di gioia, un'amicizia che risale ai tempi del liceo, quindi veramente di più non si può chiedere alle volte alla vita, ti dà delle emozioni straordinarie, ti offre una rappresentazione del meglio e questa è una serata in cui veramente c'è il meglio della vita. Un'edizione, questa è la quinta in costante crescita per il Social World Film Festival, che da Festival del Cinema Sociale diventa la mostra internazionale del cinema sociale grazie all'inaugurazione del Museo del Cinema del Territorio, che racconta quelli che è stata l'epopea del cinema nella penisola sorrentina, 100 film in 100 anni e quindi che hanno fatto la storia del cinema italiano, ma soprattutto anche hanno reso celebre questi territori, questi paesaggi che anche le truppe americane ci invidiano. E naturalmente da qui è nato questo progetto di un festival interamente realizzato da giovani che viene ogni anno organizzato e sostenuto fortemente dalla città di Vico Equense nell'ambito di un progetto articolato e importante come Promo Recupera e Valorizza Penisola, che vede il finanziamento della Regione Campania e che oltre al festival vede anche la realizzazione di alcuni movie tour che sono dei veri e propri trenini turistici che portano alla scoperta delle bellezze della penisola sorrentina attraverso il cinema. Il Social World Film Festival è onorato di ospitare questa sera una proiezione in anteprima, è onorato che il professore Lauro ha deciso di rendere omaggio al Social World Film Festival per questa proiezione in anteprima, un film che celebra l'amore di un grande cantautore italiano come Lucio Dalla nei confronti di una terra meravigliosa, Sorrento, e naturalmente un sorrentino doc come il professore Lauro ha deciso di festeggiare, di inaugurare questa sua opera proprio qui in quello che è il festival di Vico Equense, ma soprattutto il festival della penisola sorrentina. Grande talento, Lucio Dalla, molto prematuramente. E questo dà molta tristezza, perché oggigiorno, prima di 70 anni, morire è una tragedia. Sempre. Questo è proprio. Grazie.
Ma un lavoro bellissimo, un viaggio nell'anima, nell'anima sensibile di un artista indimenticabile come Lucio Dalla, ma anche un viaggio in una sonorità profonda, quello del mare Mediterraneo, dove Sorrento, la penisola sorrentina, è l'indiscussa capitale. Un viaggio di grande sensibilità, di grande cultura, i luoghi dell'anima e i luoghi di un'anima immortale, quella di un artista con le note meravigliose di Caruso, ma anche con il sapore, l'odore, la profondità del mare di Sorrento.